Con Simone Morelli siamo a bordo di questo Lagoon 51 che è il protagonista di questa 3 giorni di presentazione appunto di questa nuova imbarcazione del brand francese. È un evento, devo dire, molto emozionante, che conferma la leadership del brand sicuramente, la vostra partnership sempre più forte, e vedo che c'è proprio la volontà in qualche modo di sottolineare l'importanza anche della tradizione di questa terra. L'anteprima mondiale della barca segue un po' quella filosofia, quella linea sottile che ormai inizia dal 2012, quindi il catamarano a vela, però con rifiniture di lusso e con equipaggiamenti a un livello sempre più alto. Prima di tutto la barca ha una vocazione green. Green vuol dire avere circa 1,3 kW di pannelli solari integrati nella coperta, nella tuga della barca, quasi invisibili, e nelle parti visibili ben armonizzate nel design della barca, che ne danno anche una linea abbastanza cattiva, sportiva, bella. Tutti i servizi di bordo principali sono autoalimentati. In questo caso abbiamo una barca che naviga da oltre 6 mesi e che ha testato questi impianti di pannelli solari in maniera importante, in maniera adeguata, tant'è che mi diceva lo skipper che negli ultimi 3 mesi lui non ha mai acceso il generatore. La filosofia qual è? Avere una barca dove ti sposti e usi il vento per navigare, e quindi green, il pannello solare per ricaricare le batterie di servizi, quindi green. Poi ovviamente hai bisogno di alcuni servizi che, ahimè, la parte green non ce la fa ancora a sopperire, che sono piccole cose, la lavastoviglie o l'aria condizionata, che hanno un po' bisogno del generatore, ma questo sta poi al buon senso dell'utilizzatore. L'altro aspetto importante è la connessione col mare, cioè le nostre barche sono sempre più vicine al mare, abbiamo gli specchi di poppa più che raddoppiati rispetto ai modelli precedenti, con una vocazione di essere il più vicino possibile al mare, perché la cosa bella della barca a vela, in particolare nel catamarano, è avere questi spazi, questa congiunzione interno-esterno e con il mare, che è la nostra risorsa più importante. Io devo tantissimo alla Sardegna per tantissimi motivi. Il primo, vabbè, che la mia moglie è sarda e quindi il primo motivo è quello. Ma poi sono molto legato a questa terra perché siamo nati qua come società di charter, un concept di marina che non era presente nel panorama mondiale, che abbiamo con il tempo cercato di ottimizzare, che stiamo ancora poco alla volta cercando di migliorare il più possibile. La filosofia di un marina aperto a chi ama il mare, marina dove è tutto molto easy e semplice, si scende a piedi nudi dalla barca, si fa il bagno dalla piattaforma in un'acqua cristallina tipica della Sardegna, della Costa Smeralda e di Olbia, e poi si fanno 2 passi in 5.000 metri quadri di prato inglese, perfettamente curato e tagliato, grazie ai nostri collaboratori che sono a dir poco eccezionali. Tra l'altro, ricordiamolo, quest'anno avete iniziato una nuova avventura con lo Yachting Club, con la scuola vela per i bambini, per dare ancora più forza a quello che ci stai raccontando. Esatto, perché penso che, diciamo, i nostri clienti del futuro sono comunque gli appassionati della vela. Chi meglio dei bambini può rappresentare questo bacino di utenza? Ma soprattutto la volontà di creare lo Yacht Club deriva un po' dai miei trascorsi nella Marina Militare, dove la parola Yacht Club, la parola l'arte della vela, l'arte del mare, della navigazione, erano e sono una cosa fondamentale nel DNA di una persona a cui piace il mare, ma soprattutto per sviluppare l'amore dei bambini verso il mare, verso lo sport, verso la competizione sana, in maniera bella, positiva, non troppo virtuale. Prossimi appuntamenti per NSS Charter, Yachting, Lagoon. Primo il Salone di Cannes, molto molto importante per le nostre attività. A seguire il Salone di Genova. Allora noi ci vedremo sicuramente al Salone Nautico, e grazie ancora di essere stati con noi, Simone.